Bentornati sul canale Non aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qua a fare la recensione di This. You will not fear the terror of night! Finché gentilmente la Tetro Video mi ha mandato in questa edizione veramente molto figa. Praticamente è in plastica, come certe cover di VHS di una volta. La parte esterna è in carta, all'interno c'è il DVD e dentro il fantastico poster del film. Questo veramente molto molto carino, me lo metterò nello studio quando riuscirò a fare i video lì, perché a quanto pare non ci sto riuscendo ultimamente. Film di Adrian Corona, film d'esordio di Adrian Corona, che racconta la storia di un ex soldato dal passato criminale che si rifugia in una foresta dove sopravvive cacciando e si mantiene sessualmente attivo con l'aiuto di una fantastica bambola gonfiabile. Insomma, una vita non troppo bella, però visti i precedenti forse era l'unica soluzione per lui. In quel luogo però, in questa foresta, vive, risiede un demone che fertilizza il suo giardino di mandragore con il seme degli assassini e il sangue delle persone dannate. Insomma, un demone dal pollice verde. Corona, che non è Fabrizio, ma è Adrian. Corona crea un mondo soprannaturale orrorifico ispirandosi alle leggende che ruotano intorno alla mandragora e alle divinità degli antichi romani, per l'esattezza Dite o Dispater, divinità associata a Plutone, dio degli inferi. Allora, per capire meglio il film bisogna conoscere un po' la storia della mandragora. La mandragora è una pianta su cui sono nate tantissime leggende in antichità a causa della sua forma. Le radici infatti sono caratterizzate da una forma particolare, una sorta di biforcazione che ricorda una figura umana. La leggenda dice infatti che strappare una mandragora dal terreno provocherebbe un forte lamento simile a quello di un bambino. È già così abbastanza inquietante. Infatti la mandragora veniva considerata a metà tra il regno vegetale e il regno animale, una sorta di animale pianta. Per questa ragione veniva usata per preparare pozioni magiche e rimedi alla sterilità. Insomma, per concludere in bellezza, secondo le credenze popolari la mandragora nasceva dallo sperma emesso dagli impiccati in punto di morte. Insomma, vabbè, cose molto allegre. Quindi aspiranti stregoni e streghe, non usatela però, perché è una pianta in realtà molto tossica e pericolosa. Quindi non iniziate a fare trugli e unguenti magici, perché sennò finite all'ospedale o peggio all'obitorio. Questo è un debutto per Adrian Corona. Nonostante ciò presenta un film da molti punti di vista molto maturo, molto curato, un'ambientazione suggestiva e una fotografia curata e molto intrigante. Il protagonista del film è il bravissimo Bill Obers Jr., che tra l'altro, curiosità, fa parte anche del cast di Three from Hell, film di Rob Zombie uscito negli Stati Uniti e che si spera arrivi presto in Italia. L'attore ha uno sguardo davvero glaciale, una faccia molto dura e inquietante. Il suo personaggio ci accompagnerà in un viaggio onirico e dantesco nell'orrore degli inferi. Un film quasi privo di dialoghi e con una trama forse un po' scarna, che potrebbe risultare difficile da seguire e forse per alcuni un po' noiosa, se non fosse che il film mette in scena una serie di situazioni orrorifiche sessualmente torbide e provocanti, con strizzate d'occhio al torture porn, al bondage, che riescono a riacciuffare l'attenzione dello spettatore. L'estetica è meravigliosa e dona una potenza turbante alle scene di violenza. Emblematiche sono due scene, a mio avviso. Una all'inizio del film, che vi posso raccontare perché è all'inizio, dove una donna è incatenata, nuda, incatenata, viene torturata e subisce violenza, non vi dico altro, da un perverso aguzzino. Poi il finale, non proprio il finale, ma una delle scene finali più violente del film, l'ho trovata, non ve la spoilerò, però l'ho trovata davvero davvero molto, mi ha turbato. Io non sono un vero appassionato di cinema estremo violento e perverso, però personaggi, ambientazione, messa in scena di questo film me l'hanno fatto piacere abbastanza, e soprattutto il metro di giudizio con cui valuto questo genere di film è se riescono o meno a turbare il mio stato d'animo mentre li guardo. E devo dire la verità, sul finale ci è riuscito abbastanza.
quindi ha lasciato il segno. Concludo dicendovi che, vabbè, l'edizione è veramente molto bella, mi piace molto. Si chiude anche molto bene, è fatta bene. È cinema ultra indipendente, è cinema per gente che vuole qualcosa di strano, qualcosa di diverso, qualcosa che non è per tutti. Poster molto bello, lo metterò nel mio studio. Dietro video si conferma una delle realtà più alternative e coraggiose nel mondo della distribuzione cinematografica di film horror. Tanti complimenti a Dietro video, e buon film che mi è piaciuto e che sono felice di avere in collezione. Vi lascio il link in descrizione per acquistarlo. Se il video vi è piaciuto, cliccate like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e soprattutto lasciatemi un commento qui sotto per dirmi il vostro parere su This, se l'avete visto, se avete intenzione di vederlo. Questo è tutto per la recensione di This di Adrian Corona, distribuito dalla Tetro Video. Ci vediamo al prossimo video.